Allora, oggi andiamo a truccarci questi prodotti, quindi con questa palettina che ho preso nuova della collezione Villains di Essence. La palette si presenta così, ve l'avevo già fatto vedere nel video degli acquisti, è molto bella, ovviamente ha tutte colorazioni su violaceo o bordeaux. Utilizzeremo questi due pennelli. Nella piega andiamo a mettere un colore neutro e in questo caso voglio andare a mettere Shells, che è quello più chiaro. Poi vediamo. L'altro colore che vado per andare a rinforzare un po' la piega, l'altro colore che vado a mettere è Troublemaker, che è questo qua, che ha dentro è un po' polverosa come palette, ma ci sta, costa 13 euro e la vado a mettere appunto nella piega. Vi dico però che i colori sono stupendi. Adesso con un pennello come questo, a punta, diciamo, vado a prendere un colore scuro ed è Vanessa. E come vedete è super scrivente. Sfumo ancora il tutto con il pennello già sporco dei due colori da transizione, in questo modo. Allora, ho messo Vanessa anche nella primissima parte, vedete qui, dell'occhio per delineare. Allora, voglio andare a mettere Atlantica, che è questo colore, super. Quindi lo mettiamo qui. Con la parte pulita di questo pennello vado a prendere Lovely Mess, che è questo qua. Proviamolo. Allora, sicuramente bello nella prima parte. Nell'altra parte restante della palpebra inferiore voglio andare a mettere Black Magic, che è questo colore con i brillantini. Allora, i glitter non si vedono tantissimo, onestamente, però è un colore. Ultimo tocco solo col dito, vado a mettere Cachelia, credo si dica, non lo so, comunque questo colore, per dare un po' di glitter. Ho completato il look con questi due prodotti. Uno è il Cupizzarro Midnight Grey, che è il numero 10, che l'ho messo sia dentro l'occhio che col quale ho fatto questo piccolo eyeliner proprio infracigliare che ho poi sfumato, ed è bellissimo perché il grigio ci sta da Dio con questa tipologia di colori che abbiamo usato. E poi ho messo il Max Tack come mascara. Ho completato con questo gloss di Maybelline e il look è terminato. Ho completato con questo gloss di Maybelline e il look con questa meravigliosa palette è completato. Fatemi sapere se vi piace.